Roberto Vecchioni non è soltanto un assoluto protagonista della canzone d'autore italiana, è anche un professore di greco e latino e senza dubbio non poteva esserci ospite d'onore migliore di lui per i 100 anni dalla fondazione del Palazzo degli Studi. Un momento di riflessione partendo dalla storia del pensiero dell'uomo e quindi un viaggio nella storia e che guarda al futuro, il futuro completamente diverso da quello che abbiamo vissuto perché siamo di fronte a fenomeni nuovi come l'intelligenza artificiale. Avere però un bagaglio di conoscenze, di competenze, di pensiero ci aiuta, aiuta la nuova generazione ad affrontare il futuro che deve essere sempre più umano e non meno umano. Un secolo dalla fondazione del Palazzo degli Studi non poteva esserci ospite d'onore migliore che il professor Roberto Vecchioni. Eh beh certo, abbiamo cercato una figura che fosse rappresentativa di un professore importante come lui, oltre che di un grande artista, pertanto per noi è un grande onore averlo qua. Siamo felici di aver potuto fare questo regalo ai nostri studenti, ai nostri giovani e un po' alla città in generale, quindi crediamo di aver fatto in questa occasione e aver dato un segnale importante ai ragazzi, grazie. La presenza del professor Vecchioni oggi alla Spezia è un grande regalo per gli studenti, è una cosa che onora tutta la città. Sì, difatti siamo particolarmente contenti di questo regalo che ci è stato fatto dall'amministrazione comunale e regionale, insomma, è stato anche un finanziamento impegnativo e sarà un momento di altissima cultura perché il professor Vecchioni, oltre che essere un importantissimo musicista, è stato anche un grande studioso soprattutto della letteratura greca e che ha mantenuto, è stato in servizio fino alla fine e ha mantenuto contatto con i ragazzi, questa per una cosa importante. Speriamo di avere un'ottima lezione magistralis oggi, sicuramente come ha già fatto, abbiamo visto che ha fatto anche in altre realtà. Gli anni del liceo sono un qualcosa che rimane per tutta la vita, lasciano un ricordo indelebile. Il professor Vecchioni durante la sua lezione al civico ha consigliato agli studenti di viverli intensamente e di non sprecarli. La prima cosa della scuola, secondo me, è l'insieme. Cioè la scuola può raccontarti tutto quello che vuole. La storia, la non storia, le materie, come sbrigarsela nel mondo. Ma l'importante è il contatto continuo tra ragazzo e ragazzo. Perché nel contatto impari il bene e il male, impari l'incontro e lo scontro. Impari gli altri. Perché questo mondo è fatto purtroppo di solitudini spaventose e invece imparando a conoscere l'altro capisci anche dopo che l'altro ha simili ragioni alle tue e non ti permette di pensare di essere superiore. E questa è la prima cosa, poi l'imparare viene dopo. Qui ci buttiamo, se non c'è questo specie di questo granello di curiosità che abbiamo dentro.